Artista, scrittore e musicista, originario della Papua Nuova Guinea, Matt Otley ha 56 anni e per molto tempo ha lavorato sia come autore di libri per bambini, sia come compositore in progetti separati, prima di unire le due arti nelle sue creazioni, di cui possiamo tra l'altro gustare alcuni stralci nel suo sito. Assieme a Rebecca Young, scrittrice di Sydney cresciuta tra i libri illustrati e le storie, ha pubblicato nel 2015 Teacup, che ha vinto un premio, giungendo così alla diffusione internazionale. In italiano è stato pubblicato da Terre di Mezzo nel 2016 con il titolo Un nuovo orizzonte. Matt Otley offre ai lettori anche una versione musicata, con brani da lui composti ed eseguiti da un'orchestra da camera. Il paesaggio sonoro di Otley è di estremo interesse per una ricezione diversa della storia e apre alla visualizzazione di scenari, anche didattici, molto stimolanti. Un nuovo orizzonte è la storia di un ragazzo, di cui non si dichiara il nome, che è costretto a lasciare la propria casa. Non conosciamo le cause della sua fuga, ma nella prima pagina lo incontriamo sulla spiaggia, in procinto di prendere il largo a bordo di una piccola barchetta bianca. Porta con sé alcuni oggetti, un libro, la conoscenza, una bottiglia, forse la comunicazione, una coperta, la protezione e una tazza di tè, riflessione, riposo, una tazza di tè contenente la terra del prato nel quale giocava quando era un bambino. Forse queste sono le sue radici. Le immagini, le parole, l'insieme dell'opera si rivelano essere una potente e tenera allegoria. Il viaggio si gioca tra onde gentili e mare grosso, tra giorni scuri e spazi d'acqua tranquilli dove il canto delle balene e le nuvole dei ricordi si fanno strada con leggerezza. Ad un certo punto ci accorgiamo che nella tazza sta germogliando una piantina, un melo, l'albero della conoscenza, un melo sopra il quale il ragazzo potrà addirittura arrampicarsi tempo dopo per osservare dall'alto l'orizzonte. Tempo dopo approda in un'isola senza uomini, dove il melo mette radici. Quale sorpresa per il nostro eroe quando un giorno si sveglia e scopre sulla spiaggia una ragazza appena sbarcata. Ha un portauovo rotto e sulla sua barchetta è cresciuto un pero. Nell'immagine finale, le impronte di una mamma, di un papà e di un bimbo. Nel libro Un nuovo orizzonte non si svelano né i nomi dei personaggi né il luogo in cui approdano. Immaginiamo una terra selvaggia e una vita primitiva in cui l'esperienza della felicità e dell'amore si manifestano pienamente. A come non pensare allora a Macao e Cosmage ou l'expérience du bonheur di Eddy Legrand, pubblicato 100 anni fa presso la Nouvelle Revue Française nel 1919 e ristampato da Circonflex nel 2000 con la prefazione di Michel Defourny. Si tratta della prima opera per l'infanzia nella quale si privilegia l'immagine in un lavoro che risulta essere a pieno titolo l'origine dell'albo illustrato. La storia narra di due giovani, Macao e Cosmage, lui bianco, lei di colore, che vivono un amore profondo su un'isola disabitata. Si tratta di due selvaggi, completamente in armonia con la natura. E nel libro leggiamo:
Chi potrebbe dire come Macao e Cosmaj arrivarono su quest'isola? Come accadde che il destino poté unirli? Nessuno lo saprà mai, ma questo non è importante. È la loro vita straordinaria che ci interessa. Perché i due protagonisti vivono su un'isola lontana da noi, dalle rabbie, dalle violenze civilizzate, e sono, si legge, attorniati da animali e fiori meravigliosi. Se nella prima parte le immagini e i testi sono rappresentati in un gioco di armonie, ad un certo punto l'equilibrio si frantuma. Un po' come accade nelle Isole passeggere di Jacques Prévert, Les Lettres des Îles Baldar del 1952, il gran continente scopre questa terra e su una nave arrivano i francesi che colonizzano l'isola, promettendo felicità. E nelle pagine gradualmente però il paesaggio si trasforma, mostrando riferimenti al costruttivismo russo, al Bauhaus, alle figure della modernità. Vola un aereo sull'isola ad un certo punto. E i nostri due primitivi, Macao e Cosmaj, li scopriamo anziani e affranti, disillusi. L'opera parla della nostra civiltà. Chiudo il libro immaginando Macao e Cosmaj rifioriti, coraggiosamente in partenza con una tazza di tè e un portauovo rotto, simili a quelli dei due ragazzi di Teacup, magari seduti insieme sulla felicità. La lettura di questi due bei libri, Macao e Cosmaj e Un nuovo orizzonte, può essere abbinata alla visione di quel capolavoro dell'animazione intitolato The Red Turtle, la tartaruga rossa, di Mikhail Dudok de Witt. Il mondo è rotto, ma andiamo avanti. In questa animazione ci sono gli archetipi letterari che si fanno strada con potenza e intelligenza. Approdo, conoscenza, sfida e conflitti, metamorfosi, scoperta, rinascita, passaggio, addio. Queste sono storie possibili e ne abbiamo bisogno perché dobbiamo essere in grado, anche noi adulti, di cercare isole osservando l'orizzonte.